Anni fa avevo dipinto la vecchia facciata di questa birreria. Oggi che l'edificio è stato restaurato in questo stile fiabesco, la prendo come una sfida personale. Devo rifare tutto da capo. Oggi lavorerò con i pochi colori che vedi qui. La chiave del dipinto sta tutta nell'uso di tre tinte: terra di Siena, rosso cremisi e turchese. Il grigio servirà per scurire le miscele e il rosso cadmio lo userò solo alla fine per alcuni dettagli. Quindi sono tre i colori di base. Stavolta mi limiterò a scriverti solo i pennelli che uso di volta in volta perché lo trovo più utile. Finora ho bagnato l'area del cielo e ora passo una miscela di terra di Siena e cremisi, molto leggera, con la tavola inclinata e il colore che cola. Quello che sto facendo ora è il completamento della velatura del foglio. Ho abbandonato la miscela del cielo e scendo con molte altre variazioni cromatiche. Ora mi chiederai: ma quali colori usi? In generale prendo come riferimento la foto per il colore predominante, ma poi inserisco variazioni a sensazione senza preoccuparmi della precisione. Tieni conto che questa è una velatura leggera e che asciugando schiarirà ulteriormente. Un accorgimento importante: voglio lasciare spazi bianchi perché faranno parte dell'atmosfera un po' eterea che voglio provare a dare alla scena. Ho lasciato asciugare completamente il foglio, in precedenza ho anche schiarito un po' l'ombra a sinistra della mia casa perché mi sembrava troppo marcata. Ora inizio subito col colore predominante della facciata, questo azzurro molto vivace. Dopo una serie di esperimenti con tutti i blu che ho nel mio studio, ho trovato un turchese che mi pareva molto adatto a questo compito, bello acceso, da applicare puro, denso e su asciutto. Ma con un accorgimento: non voglio coprire le chiazze bianche che sono rimaste già da prima, dalla velatura. Questo sempre per ottenere quell'effetto un po' incorporeo di cui ti parlavo prima. Una miscela molto molto diluita per indicare questo pino in lontananza, un colore neutro che vado ulteriormente a sfumare nella parte inferiore.
e ora posso dedicarmi al tetto della nostra palazzina. Uso un pennello spesso ma molto appuntito che mi permetta di tracciare dettagli lontani ma anche pareti sfocate. Qui userò un po' tutti i colori a mia disposizione, stesi su asciutto. Per dare l'idea della lontananza, sto molto attento a non coprire in modo uniforme l'area di lavoro, lascio molti spazi sfocati. Le parti buie delle finestre e delle porte con un grigio scuro che rispetti sempre la regola di prima, cioè che non tutto deve essere coperto, esistono spazi con riflessi di luce casuale che è bello conservare lì dove sono. Momento di aggiungere colore scuro a questa casa. Inizialmente bagno la parte bassa dell'edificio per creare un fondo grigio più liquido, poi sempre usando i colori neutri penso ad accennare i vari dettagli più scuri della facciata. In questa fase userò diversi pennelli a mia disposizione perché a seconda del particolare che voglio tracciare mi serviranno punte più o meno sottili.
Ora che il mio edificio è magicamente saltato fuori dal nulla del foglio bianco, posso iniziare a lavorare sui dintorni. Ciò che si trova ai lati non sarà molto carico di colore perché non voglio disperdere l'attenzione dello spettatore. C'è da dire che non avrò bisogno di inventare cose strane, visto che la realtà dei luoghi è proprio questa, una facciata che spicca in maniera molto vistosa fra palazzine abbastanza neutre. Lavorerò soprattutto sulle ombre, non tanto sui particolari. I colori saranno aggiunti più che altro al grigio, in modo da suggerire le tinte delle facciate nelle zone più in ombra. Le automobili in primo piano mi danno la possibilità di richiamare il giallo del cielo. Per questo la panda in primo piano mi fornisce uno spunto prezioso. Uso la terra di Siena piuttosto coprente su questa prima auto, riservandomi poi più tardi eventualmente di schiarirla se rimarrà troppo vistosa. Per le altre auto do solo un accenno di neutro che ne suggerisca solo i particolari. Il signore che cammina in mezzo al piazzale, proprio come in foto, aiuta alla definizione della prospettiva. Per il resto posso tornare a qualche particolare appena accennato sui fabbricati a fianco. Niente colore da queste parti, ad eccezione della vetrina, che vedi in fondo sulla sinistra estrema, una vetrina illuminata che chiama anche qui la Terra di Siena. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This
Veniamo agli ultimi dettagli con cui voglio arricchire questo scenario. Le antenne sui tetti, che sono la mia passione perché danno un tocco molto fumettistico. Tanti altri piccoli particolari che aggiungo in questa fase, fra cui anche una maggiore ombreggiatura negli elementi della facciata. Inizio solo ora con il rosso di cadmio per i fari delle auto, la segnaletica, i vasi. Poi uno stormo di piccioni che improvvisamente si alzeranno dai nostri tetti. Bene, questo è stato un lungo video, anche se molto riassunto, della mia interpretazione di una facciata molto particolare, una sfida del tutto personale per mettermi alla prova con un soggetto difficile. Aspetto il tuo commento con le tue impressioni in merito, critiche, anche suggerimenti o magari anche complimenti se ritieni. Al prossimo acquarello insieme!